Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Sono The Name Before Tokyo, abbreviato TNBT. Oggi 20 luglio 2018. Sono circa le 6 meno un quarto, ma fa ancora parecchio caldo, quindi video commento a caldo, a maggior ragione dopo la lettura del capitolo 912 di One Piece, intitolato Il villaggio Amigasa. Siamo entrati nel vivo, ormai siamo in pieno Wano Kuni Arc e l'inizio di questa saga non mi sta dispiacendo. Premesso che a me One Piece non dispiace quasi mai, quindi non so quanto sia attendibile la mia opinione, però io vi parlo sempre dal mio punto di vista. Capitolo che si apre con una color spread abbastanza carina, con Ruffy e gli altri appunto impegnati in diverse discipline. C'è la mitica Nami che si diletta nel mio sport preferito, ovvero il tennis, e poi gli altri, insomma, tutti quanti ben disegnati, devo dire abbastanza azzeccati. Mi ha stupito soprattutto Sanji con il nuoto, che non l'avevo mai collegato. Per il resto, ora, bando alle ciance, cominciamo a parlare un po' di questo capitolo, che si intitola appunto Il villaggio Amigasa. Amigasa, che è appunto un particolare tipo di largo cappello di paglia, appunto intrecciato, usato appunto dalle danzatrici nei festival per le strade in Giappone. Quindi un capitolo che prende proprio il nome da un copricapo, da un oggetto tipico della cultura giapponese, che riprende nella struttura anche un pochettino il design delle capanne di questo villaggio. Quindi in questo senso Oda perfettamente coerente fino a qui, sempre con i costumi e le tradizioni del suo paese. Non per niente siamo a Wano, e quindi ho trovato abbastanza azzeccata anche questa scelta. Per il resto, ecco, un capitolo dove non è che succede chissà cosa, però ci sono appunto delle cose abbastanza interessanti. In primo luogo il discorso di Ace. Sapete bene che sono stati realizzati e stanno venendo realizzati diversi spin-off che hanno come protagonista Port Gaze di Ace, un personaggio che io personalmente nel mio canale ho analizzato già molto tempo fa, come appunto io l'ho definito il protagonista mancato di One Piece, cioè un personaggio che ha tutte le caratteristiche per poter essere considerato protagonista shonen e che in effetti poi ha riversato, diciamo, gran parte delle sue caratteristiche in quello che è il suo, tra virgolette, erede, purché sia, nonostante che siano quasi coetanei, Ruffy, come ho sempre sostenuto io, diciamo, secondo me è un po' un 50% Shanks e un 50% Ace, quindi risente molto dell'influsso del fratello maggiore, del fratello acquisito, in tutto quello che fa, proprio nel suo carattere. E non mi ha stupito vedere che anche in questa specie di spin-off, anzi non spin-off, in questa, diciamo, in questo flashback, perché è pienamente canonico, di come si è comportato Ace nel villaggio Amigasa, non mi ha stupito appunto di vedere un personaggio, diciamo, simile a Ruffy, forse addirittura migliore di Ruffy, più puro sotto certi punti di vista di Ruffy stesso, che comunque ha preso molto da Ace. La reazione che invece Ruffy ha in questo capitolo, quando viene nominato appunto il fratello, e cioè quella di dire semplicemente è morto, cercando di glissare, di andare avanti l'argomento, secondo me è la riprova del fatto che ancora oggi, dopo 2 anni, cappello di paglia comunque ha nella morte del fratello forse il più grande trauma di tutta la sua giovane esistenza finora, quindi cerca, diciamo, di parlarne in modo distaccato proprio per non far riaffiorare il dolore e il ricordo del fratello scomparso. Tra l'altro, ecco, in quest'ottica si giustifica secondo me pienamente il fatto che Ruffy non abbia detto, non abbia voluto rivelare ancora il fatto di essere fratello proprio di Ace, cosa che secondo me comunque da qui alla fine della saga verrà fuori, e chissà come potrà prenderla, diciamo, che ripercussioni avrà sul rapporto appunto tra Ruffy e questa bambina Otama, che, diciamo, ha preso con sé in custodia. Sicuramente una ragazzina che, qui azzardo, potrebbe essere più importante di quello che sembra inizialmente, e non mi dispiacerebbe se magari fosse anche in qualche modo legata alle nobili casate di Wano, come lo stesso Momonosuke. Quindi i bambini in qualche modo potrebbero essere protagonisti indirettamente o meno di questa saga. È un capitolo che ha cambi di regia abbastanza frequenti e che sembra, almeno soprattutto nel finale, voler dare una sorta di ritmo, di una cadenza ben definita allo storytelling, allo svilupparsi della storia, della trama, che sembra correre veloce.
Ovvio, ho detto sembra perché appunto abbiamo il rincontro di Luffy e Zoro praticamente subito, dopo tre capitoli di Wano. Il rincontro di Luffy e Zoro, tra l'altro, molto caloroso con questo abbraccio che tra i due non si vedeva, io penso, da un bel po', e che mi ha favorevolmente stupito. E la comparsa finale di Hawkins, che solamente nello scorso capitolo era apparso, appunto, dire voglio andare a controllare, eccetera, ora subito appare. Quindi vedete che Oda non sta perdendo tempo, sta andando veloce, sta pigiando l'acceleratore, ma questo secondo me non significa che Wano sarà una saga breve, anzi tutt'altro, probabilmente la carne al fuoco è così tanta, c'è talmente tanta roba crassa, come si può dire, roba succulenta in questa saga che non può permettersi di tergiversare, cioè un personaggio come Hawkins dal capitolo scorso a questo capitolo, subito piazzato lì, subito spiattellato, secondo me ci può far capire quanto lo stesso Hawkins sia una formica nella trama e nell'intreccio che Oda ha in mente di fare in questo arco narrativo. Quindi proprio tac, ce lo butta lì, come dire, questo non è neanche l'antipasto, ragazzi. Io almeno la vedo così. Per quanto riguarda il discorso della spada, ci sono un paio di cose interessanti da dire. La Nidai Kitetsu, appunto, essendo Kitetsu come la Sandai Kitetsu di Zoro, è una spada maledetta. Fa parte della stessa categoria, quindi le 21, di quelle 21 spade appunto di ottima fattura, non sono comunque le 12 spade con, diciamo, la suprema fattura, eccetera. Potrebbe essere in qualche modo più pregiata o comunque migliore della Sandai Kitetsu, e in questo caso penso che anche lo scontro con Hawkins magari potrebbe fornirci degli elementi per valutare la cosa. Tra l'altro Ruffy sembra voler impugnare la spada alla fine. Sappiamo che Ruffy non è uno spadaccino, ha provato qualche volta a brandire le spade e se l'è sempre cavata più per fortuna che per altro, ecco, quindi vedremo. Un'altra cosa che ho apprezzato ovviamente è il fatto che Ruffy e Zoro siano stati vestiti con gli abiti tipici del posto, cosa che se ricordate è successa già in altre saghe, come ad esempio ad Alabasta, quando attraversano il deserto o comunque si trovano nei panni degli abitanti, diciamo, del posto. È una cosa che io personalmente apprezzo sempre, anche se da qui alla fine della saga io credo che possano, proprio perché sarà una saga lunga, probabilmente esserci anche dei cambi stilistici, diciamo, di outfit. Oltre questo, ecco, per quanto riguarda le spade di Zoro, io credo che a Wano Zoro potrà cambiare più di una spada. Staremo a vedere se questo, diciamo, arriverà. Comunque, almeno la Kitetsu penso potrebbe cambiarla, quindi staremo un po' a vedere in questo senso. Per il resto ci sono le prime sottotrame che iniziano a, anche se apparentemente in modo silenzioso, a svilupparsi, come ad esempio il Tenguyama Itetsu, cioè il mastro spadaio, collezionista di bambole giapponesi, viene anche detto, cioè il personaggio con la faccia da Tengu, cioè con la maschera da Tengu, che dice una frase abbastanza interessante. Praticamente, vabbè, ci rende partecipi del fatto che l'unico posto rimasto prosperoso è la capitale dei fiori dove risiede lo Shogun, il resto è diventato una wasteland, una terra senza legge e piena di disastri, di danni, soprattutto per colpa della tirannia di Kaido. Dice di non poter lasciare il villaggio perché anche lui sta aspettando qualcuno, quindi non può venire in città con Ruffy e non può muoversi da lì perché sta aspettando qualcuno. Quindi anche qui Oda ci lascia con un piccolo mistero, quindi chissà chi starà aspettando il maestro spadaio, chissà per quale motivo non può recarsi in città, quindi sottotrame su sottotrame, come sempre One Piece è così, vedremo se poi Oda deciderà, diciamo, di sviscerarle completamente, oppure se rimarranno cose, diciamo, un po' così nel limbo, come in passato è successo per alcune situazioni. Comunque, il discorso sulla Wasteland, cioè sulla devastazione del paese di Wano, è molto interessante perché, come ho detto già nello scorso video commento, mi sembra che Oda stia ponendo un pochettino l'occhio sul tema dell'inquinamento, che è un tema attualissimo e che riveste il nostro pianeta in gran parte, in diverse aree, appunto, insieme forse anche al problema della sovrappopolazione, che non credo sia però lo stesso problema di Wano. Per quanto riguarda l'inquinamento,
quell'immagine con la discarica, diciamo con le fabbriche in sottofondo, i fumi, con tutto il terreno incolto, è abbastanza forte, secondo me è abbastanza evocativa e può anche rappresentare un po' una metafora del nostro mondo, ossia Kaido e lo Shogun che hanno il loro giardino di casa pulito, coltivato con cibo, acqua, salubri, eccetera, che però intorno stanno facendo praticamente lo schifo, no? E questo schifo in realtà poi alla lunga si ripercuote anche sul loro terreno, quindi si dimostra Kaido ancora una volta non tanto lungimirante quanto piuttosto sciocco come personaggio e può anche essere assimilato un po' a quei paesi del nostro mondo che magari inquinano i terreni confinanti. Ma non si rendono conto che facendo così il danno, siccome il mondo alla fine è piccolo, la terra è quella, si ripercuote anche su loro stessi e sui loro paesi. Quindi ho trovato un pochettino un po' questa similitudine, questa specie di, tra virgolette, denuncia molto velata, ovviamente fatta da Oda, con quello che comunque rimane sempre un manga, un'opera di fantasia. Arrivando un pochettino alle parti finali, c'è questo rincontro tra Ruffy e Zoro con un cocco squalo, quindi creatura mutante, dovuta probabilmente anche alla fabbrica e agli scarti di quello che sta producendo Kaido. Che ecco, è interessante vedere il fatto che Zoro, vabbè, salva questa donna, che chissà se anche su di lei avremo un excursus, se la vedremo nel prossimo capitolo, insomma. Zoro salva questa donna e dice: dammi tutto l'alcol che hai, non voglio nient'altro. Quindi Zoro che si conferma il solito ubriacone, e poi che dice: ah, ma ho un po' di mal di pancia, in effetti. Insomma, da qui si capisce come sia un uomo dalla tempra eccezionale, no? Che sta mangiando da giorni cibo e acqua avvelenata, è solo un po' di mal di pancia. Vabbè, ovviamente Zoro è questo, è un po' personaggio sborone. E alla fine c'è questa tavola con quello che alcuni hanno soprannominato il Monster Duo, Sanji fai qualcosa, il Monster Duo con Ruffy e Zoro in piedi che si preparano a combattere Hawkins. In teoria, non è detto, Hawkins che io penso da solo non abbia alcuna possibilità contro Ruffy e Zoro, che potrebbe quindi semplicemente calcolare anche le sue chance di vittoria e a seconda di queste decidere se allearsi o meno con i Mugiwara. È un personaggio abbastanza ambiguo del quale io stento a fidarmi, come stentavo a fidarmi all'epoca di Law, anche se poi dopo con il flashback e tutto il resto abbiamo sicuramente più motivi, penso, di poter vedere un Law accanto a Ruffy piuttosto che un Hawkins che era legato a Drake e ad Apu, quindi scusate, a Kid e ad Apu, quindi sicuramente non è uno stinco di santo, che poi dopo si è trovato di fronte Kaido e al contrario di Kid ha, diciamo, abbassato la testa in maniera anche abbastanza opportunistica e si è alleato appunto a Kaido stesso, quindi capite che è un personaggio che non ha proprio della lealtà il suo punto forte e che sinceramente fatico a vedere accanto a Ruffy, anche se dopo aver visto Capone con tutta la sua malvagità come temporaneo alleato contro Big Mom, penso che anche o Hawkins possa starci, però non è un personaggio che a me sinceramente fa impazzire. Vedremo se nel corso di questa saga magari Oda l'approfondirà maggiormente. C'è anche Drake in giro, che è un personaggio comunque ambiguo e quant'altro. Quindi vedremo come si svilupperà la storia. Probabilmente sarà una saga densa di combattimenti, come è giusto che sia, perché comunque One Piece è anche un battle shonen. Vedremo se già nel prossimo capitolo ci sarà appunto qualche combattimento di sorta. E niente, fatemi sapere un po' come la pensate su questo e su questa eventuale alleanza. Tra l'altro, ecco, un'altra cosa che ho notato, che mi è venuta in mente adesso, che quando viene mostrata la tavola con tutte le spade di pregio da parte del Tengu, appunto ne appare una che è abbastanza simile alla lama impugnata da Im-Sama a Marjoa. Qui teorie, complotti, Im-Sama, spadaccino, eccetera. Ovviamente queste sono pure illazioni, pure chiacchiere da bar messe così a fine video. Fatemi sapere cosa ne pensate. Comunque, al solito vi lascio in descrizione i link qui sotto, il mio libro, L'uomo delle pulizie su Amazon, pagina Facebook The Name for Tokyo e niente. 15 minuti scarsi secondo me per un capitolo come questo sono sufficienti.
Vi do appuntamento al prossimo video, che non sarà settimana prossima, perché settimana prossima c'è pausa. Quindi, ahimè, andremo in astinenza da One Piece. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao.